Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV. Apriamo parlando di questa tragedia che si è consumata nella zona Giotto di Arezzo. Un uomo ha ucciso la moglie con un colpo di pistola. La donna era malata da tempo. Con un colpo di pistola ha ucciso la moglie malata di Alzheimer. Ci troviamo nel quartiere Giotto. Il marito, Alessandro Sacchi, 80enne, dopo il delitto ha suonato sotto shock ai vicini di casa. Immediata la chiamata al 112 che sul posto ha inviato polizia e sanitari. Per la vittima, Serenella Mugnai, 72enne, ormai non c'era più nulla da fare. Mia mamma mi ha detto che appunto stanotte ha visto questa luce forte, diceva, pensava fosse giorno, di già invece era l'ambulanza, ma non sappiamo altro. All'arrivo delle forze dell'ordine era senza vita, accanto a lei il marito arrestato in flagranza. La donna era malata da tempo, peggiorava giorno dopo giorno a prendersi cura di lei il marito. Stanotte, poco dopo la mezzanotte, l'uomo ha preso la pistola ereditata dal padre ma non regolarmente denunciata e l'ha rivolta contro la moglie. Andavo a assistere la signora da febbraio che soffriva d'Alzheimer, ma io ieri ci sono stata, era tutto regolare. Lui mi aveva detto che la voleva mandare in un RSA. Io le avevo consigliato di andare al diurno e mi aveva detto vado al punto insieme di via Curtatone, mi faceva sapere sta manina. E io gli avevo detto che non ce la poteva fare da solo, si doveva fare aiutare. Lui era esasperato e l'avevo visto che era. L'ottantenne, accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo di parentela, adesso è sotto shock in questura ad Arezzo. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica sono state affidate alla squadra mobile diretta dal dottor Davide Comito. E l'uomo adesso si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto che potrebbe svolgersi già lunedì prossimo. Torniamo adesso invece a parlare dell'incidente sul lavoro che costò la vita al ventenne Manuel Cavanna. L'incidente avvenne nel Senese, ma il ragazzo era originario delle Chianacce di Cortona. Ci sono novità sul fronte della chiusura. Indagini. Era lo scorso 19 aprile quando Manuel Cavanna, meccanico 23enne di Chianacce della Chiana, perse la vita a seguito di un incidente sul lavoro a Montepulciano. Adesso sono due gli indagati che potrebbero andare a processo per la morte del giovane. La Procura di Siena ha infatti concluso le indagini e depositato gli atti, un passo che generalmente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. L'accusa contestata è quella di omicidio colposo. In una nota, il procuratore capo Andrea Boni spiega che la morte di Cavanna pare doversi ricollegare all'uso di un profilato in ferro utilizzato per sbloccare l'autoarticolato su cui gli indagati e la vittima stavano lavorando. Per la forza esercitata sul pezzo, lo stesso si è piegato all'improvviso, colpendo al torace Cavanna e causandone la morte immediata. Il 23enne lavorava in un'azienda che produce strutture in metallo e box per cavalli, la LM, in località Treberte. La ricostruzione della dinamica, chiariscono gli inquirenti, è stata resa possibile anche per la collaborazione resa dagli indagati. La ricostruzione dell'evento fatta dal Servizio Prevenzione e Infortuni sul Lavoro ha poi completato il quadro. Problemi al sistema di condizionamento dell'ospedale San Donato di Arezzo questa mattina, causa di sbalzi di tensione della rete elettrica, ha fatto sapere la ASL in una nota ufficiale. C'è però e distribuzione che invece replica non vi è stato alcun guasto né si sono verificati sbalzi di tensione nella giornata odierna, perciò non hanno alcuna responsabilità appunto in riferimento a quanto accaduto nelle ore più critiche al San Donato. La ASL ha provveduto con sistemi di refrigerazione portatili per evitare ovviamente ai degenti eventuali disagi provocati proprio dalle alte temperature di questi giorni. Come ogni anno, oggi 21 giugno si celebra la giornata nazionale per la lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma, una ricorrenza che vede AIL impegnata nel raccontare proprio l'attività che dal 1969 svolge quotidianamente su tutto il territorio nazionale, ovviamente compreso il territorio aretino. Come sappiamo, la sezione AIL di Arezzo è intitolata alternista Federico Luzzi. Sentiamo allora come appunto è stata celebrata questa giornata proprio nell'Aretino. Sì, è la giornata nazionale AIL per la cura delle leucemie, mielomi e linfomi e noi la onoriamo
facendo vedere queste donazioni che ci ha fatto l'AIL insieme con il Rotary di Arezzo, di quest'artista che oggi è qui con noi. Sono delle bellissime fotografie che in parte della Sardegna, in parte della Scozia, che allietano il nostro degli ospiti. Sì, noi siamo un gruppo di persone che ovviamente siamo sparsi nelle varie associazioni nel territorio, quindi abbiamo captato questa esigenza attraverso la conoscenza della Presidente dell'AIL e abbiamo subito partecipato a questa richiesta e abbiamo cercato di fare una donazione che vada nel senso del benessere delle persone che si trovano magari in un momento difficile qui all'interno del reparto, che devono curarsi. Quindi, come sempre, insomma, abbiamo utilizzato questa occasione per dare il nostro contributo. Per noi è un significato importante perché era la ciliegina sulla torta alla fine della ristrutturazione globale che abbiamo fatto sia in reparto che nel Day Hospital di ematologia dove ci troviamo. Questi quadri in collaborazione con Marco, con l'architetto Zurli che è nostro volontario e con la moglie Tiziana che è l'artista, ci è sembrato il coronamento di un progetto molto importante che fa sì che i pazienti ematologici che passano molto tempo qui abbiano almeno un po' di appagamento, un po' di tranquillità. Noi quello che possiamo siamo a disposizione sempre per fare il bene dei pazienti. In memoria di Federico, pensare di poter operare a 360 gradi per tutte le esigenze, sia fisiche che economiche, che morali, che mentali o sentimentali dei pazienti, è motivo di gioia, grandissima gioia, perché ci ripaga di qualcosa che non ci verrà mai reso, ma noi siamo contenti così. Fra l'altro le abbiamo scelte col cuore queste due stampe, perché abbiamo il ricordo di Alfonso Versario, un amico che ci ha lasciato qualche anno fa, bellissimo paesaggio di campagna che riflette veramente l'amore che Alfonso aveva per la campagna e poi un bellissimo pensiero per Gabriele Lusini, Luso, ragazzo di 21 anni che poco più di un anno fa per un incidente incredibile, folgorato, ha perso la vita ed è rimasto nei cuori di tutti per questo evento così tragico e drammatico. Le dedichiamo a loro perché sono nel nostro cuore anche loro. Con la prossima notizia parliamo di liste di attesa per gli asili nido. C'è un intervento della consigliera comunale del Partito Democratico Donella Mattesini. L'attuale giunta, dice in particolare la vice sindaca Lucia Tanti, dimentica che la prima giunta Fanfani, che si era insediata nel 2006, ereditò dalla giunta Lucherini una lista di attesa per i nidi di circa 600 bambine e bambini. Dare risposta appunto a queste famiglie fu una priorità per la giunta Fanfani, che già nell'arco del primo anno di consigliatura aprì i due nidi Bagnoro e Indicatore e diede vita al sistema educativo integrato, una scelta che coinvolse anche nel percorso decisionale tutti i soggetti interessati e che poi portò all'azzeramento delle liste di attesa. La vice sindaca Tanti, conclude Donella Mattesini, dovrebbe prendere atto delle sue attuali liste di attesa e anche ascoltare di più le famiglie che sono incredule di fronte ai parametri usati proprio per l'assegnazione dei posti. Sono stati beccati dagli ispettori ambientali cittadini incivili che appunto abbandonano i rifiuti e ci sono state multe per quasi 50.000 euro. Ammonta a 47.900 euro l'importo delle sanzioni elevate per rifiuti abbandonati nei primi sei mesi del 2024 dal personale di ispezione ambientale, attivo da circa 10 anni ma decisamente potenziato a partire dal 2018, non solo nel numero di ispettori e turni di controllo, ma anche nell'impiego di dispositivi di videosorveglianza dislocati sul territorio aretino. Una cifra che supera, considerando i totali su 12 mesi, i due anni precedenti e che proprio da quest'anno sarà utilizzata per contribuire ai costi del servizio, ovvero alla tassa sui rifiuti. Un sistema di controllo efficace che, come spiega l'assessore Marco Sacchetti, non ha come priorità quello di fare cassa, bensì quella di limitare il numero di abbandoni sul territorio che comportano ingenti costi di rimozione. Rispetto a ciò, il numero di interventi per la rimozione di rifiuti abbandonati è sceso del 57% tra il 2019 e il 2023, mentre sono parallelamente saliti quello di richieste di ritiro in
ingombranti e di conferimenti presso i centri di raccolta. Al contempo sta continuando a scendere il numero di abbandoni, 991 nei primi 6 mesi dell'anno e con una proiezione che raggiunge i 2000, con un'ulteriore riduzione superiore al 30% rispetto all'anno precedente. Un'attività di controllo importante che può contare anche sulla collaborazione della Polizia Municipale, conclude l'assessore Sacchetti, e stiamo lavorando in buon coordinamento con i carabinieri per la tutela forestale sui vari abbandoni di rifiuti speciali. Insomma, un impegno costante a tutela dell'ambiente e del decoro della città. Oggi 21 giugno, come sappiamo, solstizio d'estate, estate ovviamente sinonimo anche purtroppo di incendi, e proprio questa mattina presso il nucleo elicotteri Vigili del Fuoco di Arezzo si è tenuto un incontro che ha visto partecipare il personale di Via degli Accolti e l'organizzazione antincendio boschivo della Regione Toscana. L'obiettivo è stato quello di aumentare la sinergia e la collaborazione tra le due realtà per la lotta agli incendi boschivi in vista appunto della prossima estate. È emersa l'importanza della collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti per poter fronteggiare al meglio le criticità che si verificano proprio appunto nell'ambito degli incendi boschivi, soprattutto nel periodo di alta operatività che va dal 1 luglio al 31 agosto di tutto l'anno. Mancano davvero poche ore alla 145esima giostra del Saracino. La Lancia d'Oro in palio, come sappiamo, è dedicata a Giorgio Vasari nell'anno in cui ricorrono i 450 anni dalla sua morte, e nelle scorse ore in Piazza Grande si è tenuta la prova generale. Vediamo allora com'è andata. Porta Sant'Andrea a portare a casa la vittoria nella prova generale della giostra del Saracino dedicata a Vittorio Farzetti, capitano plurivittorioso del quartiere di Porta Crucifera. Un 4 di Leonardo Tavanti e un 5 di Matteo Bruni, l'unico della serata, regalano la vittoria al quartiere biancoverde. Matteo poi è un ragazzo serissimo che non si è mai tirato indietro rispetto al lavoro e agli impegni, ed è una persona che oramai fa parte di noi, del nostro DNA, per cui noi abbiamo a cuore lui e lui sicuramente a cuore il quartiere. Nella serata delle riserve aveva aperto la piazza Porta del Foro, che con Matteo Vitellozzi aveva marcato un 4. Stesso punteggio per il primo giostratore di Porta Crucifera, Filippo Vannozzi. Era finito invece sul 3 il tiro di Elia Pineschi per Porta Santo Spirito, mentre Tavanti aveva chiuso la prima serie di carriere marcando un 4 per Porta Sant'Andrea. Bene, molto bene, perché comunque vengo da una settimana difficile, son contento di essere riuscito a mettere in piazza quello che abbiamo fatto. Nelle seconde carriere Porta del Foro con Niccolò Scarpini aveva marcato un altro 4, Porta Crucifera invece con Niccolò Nassi non era andato oltre il 2. Stessa sorte per la Colombina con Elia Taverni. La piazza è poi esplosa dopo il bel 5 di Matteo Bruni, che quindi con 9 punti ha conferito la vittoria ai colori biancoverdi. Partita chiusa, però la vittoria è di tutti, non solo mia, e sono contento. E niente, che dire, grande emozione, mi mancava la vittoria da un bel po' di tempo e sono contento perché comunque è la prima vittoria del mio collega. Poi l'unico 5 della serata. Sì, l'unico 5, oggi tanto. Se si vuole vincere dobbiamo fare centro. La dedichiamo sicuramente al mio babbo che mi vede da lassù e alla mia ragazza che comunque tutto l'anno mi supporta e mi sopporta, alla famiglia, a tutti quanti, al quartiere, allo staff, all'allenatore, al capitano, a tutti. E questa mattina sempre in tema di giostra, in Piazza San Francesco la consueta cerimonia di investitura dei giostratori, la bollatura dei cavalli, e allora Porta del Foro scenderà sulla lizza con Davide Parsi e Francesco Rossi, Porta Crucifera schiererà Gabriele Innocenti e Lorenzo Vanneschi, Porta Santo Spirito Elia Cicerchia e Gianmaria Scortecci e Porta Sant'Andrea Tommaso Marmorini e Saverio Montini. La giostra, come sappiamo, nell'edizione di giugno sarà appunto in notturna e quindi insomma ve la racconteremo sicuramente nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Adesso ci spostiamo a Bibbiena, prima parlavamo
di estate. Oggi 21 giugno, insomma, l'estate entra ufficialmente in vigore e allora sarà appunto un'estate di grandi eventi nel comune casentinese. Anche quest'anno l'estate di Bibbiana del nostro comune sarà un'estate calda e ricca di eventi. Inizieremo questo fine settimana con la Sagra delle Sagre, proprio qui nel centro storico di Bibbiana, per proprio seguire per tutto il periodo estivo con tantissimi eventi che si collocheranno non solo nei fine settimana, ma anche durante tutti i giorni settimanali. Ricordo e ribadisco uno strumento veramente importante per rimanere aggiornati su tutti gli eventi, non solo del comune di Bibbiana, ma anche di tutti gli altri comuni del nostro territorio casentinese, ovvero la Casentino App. È un'app che ci permette di poter essere aggiornati tramite notifica di tutti gli eventi che saranno realizzati nel nostro territorio, ma anche di informazioni importanti riguardanti magari interventi di manutenzione sulle strade o anche semplici incidenti che bloccano la fruizione di alcune strade, magari anche molto trafficate. E ribadisco questo perché molto spesso si evince che alcuni eventi non riescono ad emergere rispetto ad altri per mancanza di informazioni. Io credo che se la volontà del nostro cittadino è quello di partecipare e di avere una cittadinanza attiva, questo possa essere uno strumento di grande aiuto. Tra le date più importanti abbiamo il 5 e il 6 luglio a Sochi col Grigio Summer Friends, il fine settimana successivo del 12 e il 13 luglio avremo il rally del Casentino, sempre nel nostro centro storico di Bibbiana per quanto riguarda ovviamente la partenza e le premiazioni, ma che si svilupperà su tutto il nostro territorio casentinese. Finalmente poi saremo riusciti a concretizzare una collaborazione concreta con naturalmente Pianoforte. Il comune di Bibbiana accoglierà 4 date: il 14 luglio per un concerto dentro la chiesa di San Francesco a Bibbiena con il concerto Masterclass, il 17 luglio con la serata inaugurale in Piazza Grande con Iannacci e Bollani, per poi proseguire con altre 2 date in 2 borghi importanti di Bibbiena che sono Serravalle e Partina. E il fine settimana successivo sarà sempre il centro storico di Bibbiena ad accogliere la serata di Bandiere sotto le stelle e una 3 giorni di motoraduno del motoclub con eventi anche correlati, fino ad arrivare al fine settimana ultimo di luglio con Birbiena. E oggi è stato indubbiamente un giorno triste per tutto il mondo della comunicazione e del giornalismo aretino. Sono stati 2 i funerali che hanno detto addio a 2 personaggi davvero molto importanti appunto della comunicazione aretina. Partiamo dal nostro amato collega Edoardo Carrai, per lui le esequie sono state presso la cattedrale di Arezzo. Coro Voce in Canto e la soprano Gaia Matteini hanno voluto omaggiare nel giorno dell'estremo saluto in Duomo il nostro collega Edoardo Carrai, scomparso per una malattia che lo ha strappato agli affetti di parenti, amici e colleghi. A celebrare la cerimonia, Don Alvaro, che ha ricordato l'impegno di Edoardo nel mondo del giornalismo e del sociale con l'Associazione Diabetici. La passione, diciamone una, l'estetica del bello. Non so se tutti sapete, ma da giovanissimo Edoardo ha vinto il premio nazionale di un concorso di modelli per l'acconciatore. È stato il primo in Italia con Giannini, un concorso nazionale dove lui faceva il modello. Perciò uno che teneva molto la persona ci ha tenuto sempre. Un'altra passione dolorosa questa volta, sempre fin dalla giovinezza, il diabete, che gli ha permesso però di essere molto, molto solidale, molto attivo nell'assistere e aiutare tutte le persone che hanno questo problema. La sua vita, possiamo dire, l'ha spesa veramente per essere di aiuto chi condivideva con lui lo stesso problema. Poi, tra le tante passioni, il giornalismo, sport, le varie forme
questo la città, la vita della città. E qui mi fa piacere dire proprio anche il mio grazie, il grazie di tutti a chi si impegna per la conoscenza, per il bene della città. Le sue tante interviste, sempre presenti nei momenti culturali, anche per esempio anche del coro che questa mattina ci accompagna, e diverse volte anche mi ha fatto qualche breve intervista. Io ho conosciuto Edoardo tanti anni fa, immaginate dove, sopra le volte di questa cattedrale. L'ho conosciuto lì, siamo conosciuti lì, abbiamo fatto conoscenza, amicizia. E questo rapporto di rispetto, di cordiale amicizia è rimasto sempre. La salma è stata tumulata nel cimitero di San Leo ad Arezzo. Esequie in cattedrale anche per Giovanni Melani, Nanni, per tutti coloro che appunto lo conoscevano e lo stimavano, scomparso all'età di 80 anni, firma storica del Corriere dello Sport, ma anche collaboratore delle TV locali, compresa ovviamente Arezzo TV, una personalità davvero molto apprezzata in città, a cui appunto oggi Arezzo ha dato l'estremo saluto. E siamo allo sport. L'Arezzo Calcio Femminile ha annunciato il rinnovo del contratto dell'allenatrice Ilaria Leoni, promossa alla guida della prima squadra dal marzo scorso. Dopo i grandi risultati raggiunti con la formazione primavera, proseguirà la sua avventura in Amaranto fino al 30 giugno 2025. Da quando siede sulla panchina dell'Arezzo Calcio Femminile, Leoni ha ottenuto 16 punti in campionato, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, mantenendo la categoria con 3 giorni di anticipo. La società ha inoltre comunicato proprio nella giornata di oggi che Giacomo Rossi sarà il nuovo responsabile dell'area tecnico-sportiva e il segretario generale della società. Ed infine parliamo di basket, un altro ingaggio per la SBA, si tratta di Giacomo Scortica. La guardia arriva da Campli, dove era il capo cannoniere della squadra, ha disputato un'ottima stagione in Serie C, dove ha viaggiato oltre i 20 punti di media a partita in una squadra che ha raggiunto le semifinali playoff. Sono entusiasta, ha detto, di annunciare che mi unirò alla squadra SBA Arezzo per la prossima stagione. È un grande onore far parte di una società con una storia così ricca e una tifoseria così appassionata. Ovviamente cercherò di contribuire, ha detto Giacomo Scortica, con il mio impegno e la mia determinazione. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per l'attenzione e buonasera.